Dunque, le cose che ho concluso stamattina ragionando su come funziono, cioè le cose che mi servono, ho capito che sono svariate, ma in una specie di ordine direi che la prima è la calma. Cioè si riesco a funzionare solo ed esclusivamente se sono lontani da me cose come l'angoscia e come l'ansia. E questo vabbè abbastanza scontato. La seconda cosa che mi fa funzionare è la frustrazione. In pratica io riesco a elaborare quello che può essere un futuro film o un futuro racconto solo se sotto sotto ho la consapevolezza di non valere nulla. Cioè se mi dicono che non valgo nulla e quindi posso cominciare a cercare di dimostrare che sono bravo, funziono. Se mi dicono che sono bravo, cerco di dimostrare che sono il più bravo di tutti. Il problema è che col passare degli anni insomma si diventa realisti ed è sempre più difficile credere di essere i più bravi. Questo è il problema. Però la frustrazione è la vera unica spinta che mi muove, insomma, cioè trovarmi in quella condizione in cui ci si trovava da ragazzi, quando la fidanzata ti lasciava per un altro e tu potevi autoflagellarti. Ecco, quella è la condizione ideale secondo me per creare qualcosa, cioè quella di avere costantemente nella testa una frase che sia: adesso vi faccio vedere io, che va di pari passo con la necessità, secondo me, di sbalordire. C'è un racconto di Sartre nel muro che si chiama Erostrato, in cui il protagonista dice: voglio sbalordirli tutti. E poi c'è, almeno quello che mi fa muovere è l'idea che ha Flaubert sullo sbalordimento, quando dice sostanzialmente che in un suo libro spera unicamente in una domanda dei lettori, e la domanda è: ma come ha fatto? Come ha fatto a fare questo? Allora, altri elementi che mi fanno muovere sono la malinconia, che è quella zona piuttosto piacevole per certi versi, che insomma almeno io me la racconto così, che è un po' quella, quel momento in cui si riesce ad essere tristi senza motivo, cioè dove da qualche parte si individua che c'è qualcosa che non va, ma non si sa cosa che non va. Cioè, avere una sensazione di tristezza per un motivo che non conosci è un buon movente per mettersi a creare qualcosa, perché quel qualcosa che non conosci e che ti fa essere triste diventa un po' l'oggetto della ricerca, e uno spera di non trovarlo mai. Come stai? Non gli chiedere mai come stai, io me lo chiedo. Come stai? Chi gli chiede come stai? Lui male. Dunque, la capacità di emozionarsi dovrebbe essere anche un altro buon elemento da utilizzare per funzionare, sebbene a mio parere è ancora più importante la capacità che ciascuno dovrebbe avere di non emozionarsi per fare un lavoro artistico. Invece spesso si rimane un po' vittime di questa trappola, che ci si emoziona molto, si finisce per emozionarsi di se stessi, e forse posso azzardare che emozionandosi di se stessi si finisce per essere retorici. Ecco. Per cercare di allontanare, di avere la capacità di emozionarsi, ma allo stesso tempo di avere la capacità di non emozionarsi troppo, il mio tentativo molto spesso è quello di essere neutro o di essere neutrale. Adesso tra l'altro volevo parlare proprio della noia, cioè che per osservare bisogna avere una grande capacità di annoiarsi, almeno per me. E per creare delle cose buone, ritengo che si riescono a creare delle cose buone man mano che la noia aumenta. La noia è esattamente la piattaforma necessaria per cominciare a creare dei mondi paralleli.
solo annoiandosi del mondo si ha la possibilità di creare un proprio mondo, e creare un proprio mondo è forse è la massima priorità per scrivere un racconto, per scrivere un film, per fare una canzone o un quadro.